Di grande ciclismo, buongiorno e buon pomeriggio da Genova, 83esimo felicissima che ha fatto il ciclismo qui a Genova, via Balbi, la sede dei ci sono tante cose da vedere qui a Genova. Classica legata al mito di Fausto Coppi che nel 1900 per distacco il campionissimo la Ponte pochissimi metri da qua del Giro d'Appennino e buon viaggio che la mia spalla è stata molto calda a Lucca, c'erano 28 gradi alla partenza questa mattina in Piemonte. Una corsa difficile oggi, il percorso che è stato indurito con l'inserimento di vediamo ora con la salita di Crocetta, passaggio a Crocetta Dorero, affrontare in corsa la salita della Bocchetta fino a Pietralavezzano e la salita della Madonna della Guardia che sarà dell'arrivo in via 20 a Genova. Arrivo di via 20 che è il la tappa del Giro d'Italia che ne fa, mentre vediamo l'immagine ritrovo di partenza di anni, vedete qualche di partenza del Giro d'Italia, bella tappa che è stata uno spreco come di Parigi. E oggi è una corsa molto diversa rispetto alla il percorso è davvero impegnato e tirata, ora vediamo da Pasturana e fuga fino a un nome su tutti dei protagonisti nella penultima eccellenza, mentre il chilometro zero posto vicino al è diventato oltre l'Appennino anche proprio la sede del dire sulla gara. Ho abbastanza da stamattina ai corridori, ora le ultime salite poi per andare all'arrivo e mangiare 130 alcune squadre team dell'UCI, quindi chi abbiamo? Abbiamo l'UAE e poi abbiamo le Diani, Drone Opere, Kern e la team Archea. Pronti via, ed è subito grande battaglia, c'è voglia di fuga, c'è voglia di andare via nel primo tratto di pianura, un tratto pianeggiante che da Novi Ligure porta i corridori verso Cassano Spinola, Villa Alvernia, poi si ripassa da Pasturana prima di arrivare al primo traguardo volante di giornata, Carrosio, sede della Trecolli con il grande indimenticabile Tarcisio Persegona. Con le immagini siamo già però sul passo della Bocchetta che è ritornato quest'anno in una versione un po' più corta, ma non per questo meno dura, perché vedete proprio qua la svolta, si gira a sinistra dopo Pietralavezzano. Siamo proprio alla svolta, diciamo inedita per questa edizione, vediamo Rota in prima posizione che ha fatto un forcing. Rota secondo qui a Genova proprio. Sì, esatto, proprio nella tappa del giro. E con questo forcing ha praticamente fatto il vuoto e si sta creando un gruppo
M passa per primo, numero 7. Ota, Test Faction dell'Androne Opera e ora Simon Clark della Israel. Questi quattro potrebbero anche andare lontano, perché la discesa è molto tecnica. E qui dovremmo essere, se non sbaglio, con le immagini in diretta, siamo sulla salita della Madonna della Guardia, una salita scoperta l'anno scorso, non per questo non inedita, perché era stata scalata dalla parte opposta al Giro d'Italia del 2007 con il successo di Piepoli e poi la maglia rosa che quell'anno venne indossata, quel giorno venne indossata da Andrea Noè. Qui si scala dal versante più duro, quello di Lencisa. Qui vediamo la testa della corsa, un gruppettino già di corridori, sono 7-8 se non erro, giusto? Sì, sì, abbiamo l'Intermarché che sta facendo il ritmo e ha sicuramente i due uomini più in forma del momento, che sono Mentes e anche Quinten Hermans. E qui vediamo un atleta che è nel Pharma. C'è stata qualche caduta in discesa, c'è stata segnalata, che erano corridori presenti nel primo gruppo, quindi Verre, che però è riuscito a rientrare, e anche una caduta per Garosio della BS Carrera, anche lui senza conseguenze a quanto pare. Ecco, non eravamo ancora collegati, ma noi le abbiamo viste in bassa frequenza, soprattutto la caduta di Verre abbastanza impressionante, fortunatamente è stata attuita dagli alberi, dalla vegetazione presente sulla sinistra della carreggiata. E attenzione, perché c'è un attacco. C'è l'attacco di Reis, che è del team Arkea, è lussemburghese, e sta cercando di fare il forse. Finora non siamo nel pezzo più impegnativo della salita, che sarà dopo l'abitato di Lencisa, e in coda abbiamo il 174 Guerin, un atleta di formazione Continental. Vediamo che stanno venendo su abbastanza bene, cioè è stata già tanta selezione, sono davvero in pochi ormai e la corsa sta facendo impegnativa. E non siamo ancora nel tratto più duro, perché dobbiamo ancora arrivare a Lencisa, da lì ci sarà poi un muro dal 21% di pendenza, quindi da lì poi si inizierà a soffrire, a fare sul serio, mentre rientra un corridore, il 142 britannico Double. Sì, abbiamo in testa, possiamo elencare anche i nomi, c'è Martinelli della Bardiani, e Simon Clark della Israel, abbiamo Reis e Verre dell'Arkea, e abbiamo Quinten Hermans e Mentes della Intermarché, Barra della Kern Pharma e Test Faction della Androne Oper. Ancora quindi, un'altra accelerazione intanto. E questi potrebbero anche arrivare al traguardo qua, Sì, diciamo che è davvero difficile ora rientrare su questi, perché tra la salita della bocchetta e la discesa che c'è stata, sicuramente c'è stata tanta selezione e tanta fatica nelle gambe dei corridori. Tu ieri durante la punzonatura avevi detto attenzione a Mentes, perché arriva a corsa in Francia in ottima forma, dice io domani guarderei lui, e le immagini dirette adesso ce lo confermano, mentre siamo a 30 km all'arrivo. Sì, abbiamo perso un attimo di vista Rota, che potrebbe aver avuto qualche problema in discesa. E qui ora davanti ci sono due scalatori puri, Reis molto giovane, mi sembra classe 98, mentre Mentes è veramente un corridore più esperto, viene da tanti anni di World Tour e l'ho visto che era particolarmente in forma nelle ultime settimane, ha corso pochi giorni fa in Francia e ha concluso una corsa davvero dura nei primi 10 e ho pensato che oggi potesse essere un percorso adatto a lui, che è scalatore puro. Dietro vedete tutti quasi in fila indiana, stanno cercando di ricucire questo strappo. Radio Corsa non ci ha ancora comunicato quanti secondi hanno di vantaggio i due fuggitivi, però diciamo che oramai penso che la corsa si è racchiusa tra i due e questi, no? Sì, hanno anche le ammiraglie al seguito, quindi sicuramente ci sarà un distacco abbastanza sostanzioso. Vediamo ancora il forcing, siamo quasi nel pezzo più impegnativo di Lencisa. Stanno ancora scalando e manca ancora tanto all'arrivo, quindi è anche un attacco da lontano, diciamo. Ecco, però devono ancora passare dal paese, quindi devono ancora entrare all'incisa, girare a sinistra e poi prendere quel muro al 21% che ci ricorda molto un muro belga, un muro molto duro che abbiamo visto anche nei giorni scorsi in auto in un sopralluogo, per rivedere un attimo questa salita. Ripeto che il Giro d'Appennino affronta per la sua seconda volta nella storia. Siamo ora negli inseguitori e c'è Test Faction dell'Androne Oper che sta cercando di rientrare. Ora è un pezzo un pochino più semplice prima di arrivare all'incisa, c'è un attimo di respiro e anche a livello di temperature qui si riesce un attimo a respirare, che c'è un po' una zona d'ombra.
e sembrano riuscirci, ecco. Se riescono a agganciarsi è davvero buono, perché ora arriva il pezzo più impegnativo, che c'è davvero un muro davvero tosto. Si girerà, diciamo, a sinistra per affrontare questo muro e poi inizia la parte seria. Non si arriva proprio in cima alla Madonna della Guardia, perché i corridori, quando scollineranno, gireranno a destra per buttarsi verso la Valpolcevera, quindi verso Genova, e rifare un tratto di tracciato della recentissima tappa del Giro d'Italia 105. Dietro mi sembra che facciano un po' fatica gli inseguitori. Sì, vediamo un altro atleta dell'Intermarché, Zimmermann. Siamo quasi all'abitato di Lencisa adesso. Ora immagini dall'arrivo. Stacco sull'arrivo qui in via 20 Settembre, siamo nel cuore di Genova, una via costruita alla fine dell'Ottocento, e poi i corridori arriveranno in piazza De Ferrari. È un chilometro tutto in salita, non è difficilissimo perché varia tra il 2 e il 3%, però è un bel arrivo, perché da in fondo vedi il traguardo là su in cima, quindi. Sì, è sempre un arrivo molto impegnativo, diciamo, non da velocisti puri. E quindi potrebbe essere anche un arrivo che non solo premia un corridore abbastanza veloce, ma può premiare qualcuno che ha ancora energie per sprintare. Come lo vedi Zimmermann con questa pedalata? È una pedalata abbastanza pesante, però potrebbe essere l'occasione giusta di rientrare appunto prima del prezzo impegnativo. Ricordiamo che dall'incisa ci sono circa 2 km ancora alla vetta, quindi siamo quasi al pezzo impegnativo, ancora un bel forcing da parte dei corridori dell'Arkea. Chiedeva il cambio davanti il corridore, continuava a alzare il gomito, ma nessuno gli sta dando il cambio. Sì, perché mentre sicuramente sarà informato che sta cercando di rientrare il suo compagno di squadra, quindi sicuramente non aiuterà, però sta per rientrare nel momento giusto, perché sta iniziando il pezzo più duro. Si vengono a entrare in paese. Questo invece è il gruppo degli inseguitori, staccato di 16 secondi, ci dice la grafica in questo momento. Sì, abbiamo Simon Clark, che è uno dei corridori più esperti in gruppo, abbiamo poi Martinelli con il numero 34, 142 abbiamo sempre Paul Dablu, e poi abbiamo il corridore della equipe Care Farm, che è Moreno Sanchez. Con i nuovi regolamenti, anche per le questioni normative anti-Covid che tuttora sono presenti anche in corsa, non sono previsti punti di riferimento, ma solo i punti verdi dove si può buttare la borraccia, come abbiamo visto poco fa con gli inseguitori. Clark, Martinelli, Moreno Sanchez e Duble. Grazie anche alla grafica per questo prezioso lavoro, grazie anche al team Rodella, oggi preziosissime, trasmetterci queste immagini in live, in diretta, per questo Giro dell'Appennino, giunto alla sua 83esima edizione. L'anno scorso ci fu un arrivo un po' atipico, perché il corridore che arrivò scese, ebbe il tempo di scendere dalla bici e tagliare il traguardo con la bici sollevata, Luca. Sì, sì. L'anno scorso Ben Hermans ha fatto il vuoto sulla salita di Lencisa e è arrivato a braccia alzate da solo. È da un po' che continuiamo a dire l'incisa, ma l'incisa, attenzione che non ci siamo ancora arrivati, quindi a dimostrare la durezza di questa salita. Vedete le due bandiere ucraine, e un applauso a questi due signori ucraini che da stamattina che seguono la gara. Noi in corsa l'abbiamo visti 3 volte, poi ci saranno stati anche in altri passaggi, e sono su questa che è la salita regina della 83esimo Giro dell'Appennino. Perché? Perché prima c'era la Bocchetta, ma proprio 2 anni fa si era lamentato Vincenzo Nibali dicendo la Bocchetta non facendo più l'arrivo a Pontedicimo è troppo lontana dal traguardo, fidate qualcos'altro, e gli organizzatori dell'US Pontedicimo sono stati bravissimi a scovare questo tracciato che il direttore di corsa Andrea Negro quest'anno ha ancora modificato e l'ha reso ancora più duro, mantenendo un pezzo di Bocchetta, tanto per tenere la tradizione. Potrebbero rientrare gli inseguitori in questo tratto? È difficile, è un tratto favorevole per il rientro, magari gli uomini davanti tendono un attimo a rilassarsi, però diciamo che le energie sono quelle che sono, sicuramente potrebbe essere una buona occasione questa, però stiamo quasi arrivando all'abitato di Lencisa, mancano poche curve ormai. Lencisa, dove ci sono 2 trattorie con cucina ligure, con ravioli,
trofi al pesto, quindi a quest'ora sono le pomeriggio, però pensare a quello che c'era da mangiare lassù, quasi quasi c'era da fare una sosta, e continua il forcing davanti. Sì, è sempre Menties che continua a fare la sua andatura, e tanto lo scatto di Verre. Questo scatto può fare male agli inseguitori, che sicuramente le avevano a portata di mano, ma sta molto bene Verre. Ci è stato segnalato anche lui che è un periodo di forma davvero eccellente, e prima, nonostante la caduta che ha avuto in discesa, vediamo che è ancora davanti. Luca Raggio, tu sei stato per 3 anni professionista, hai corso anche l'Appennino, era una gara che ti era molto cara, e oggi in macchina mi hai anche detto, dice, peccato non esserci perché con questo tracciato qualcosa potevo fare. Attenzione, siamo all'incisa, qui si gira a sinistra e tra poco vedrete il muro durissimo. Da lì mancheranno circa 2 chilometri e mezzo al Gran Premio della Montagna della Madonna della Guardia. Vediamo. Quindi ti sarebbe piaciuto correre questa Appennino? Sì, sì. Ora tra l'altro è il pezzo davvero più emozionante, perché si riversa tutta la gente, tutto il pubblico che ama il ciclismo in questo pezzo, perché è davvero il più entusiasmante. E tanto il rientro di Tesfazio, che è corridore eritreo. Diciamo, stiamo scoprendo nuovi talenti dal continente africano, e questo è uno di quelli, corridore che tiene in salita ed è anche veloce negli sprint. E attenzione al muro, qua siamo nel tratto del 21%, e qua vedete che devono andare in danzosi i corridori, perché qua o vai o ti pianti. Vedete anche tanto pubblico quest'oggi, pubblico che è tornato numeroso anche al giro dell'Appennino, questo è un segno della voglia di ritornare alla normalità. Qua siamo a 2 chilometri esatti dal GPM, perché l'anno scorso era andata una bomboletta spray a segnare per terra per avere dei riferimenti poi per la telecronaca. E vedete dietro che si fa fatica, è dura Luca. Sì, vedete che ognuno ha preso il suo passo, anche Tesfazio, che praticamente era rientrato, ha pagato subito lo sforzo. È un tratto davvero impegnativo. Ora la strada tenderà leggermente a spianare. Poi avremo il bivio che diciamo si collega con la strada che viene da Scarpino, e lì ci sarà un tratto di discesa leggermente che potranno un attimo respirare i corridori, si potranno un attimo rilassare, e poi ci sarà l'ultima rampa, 1 chilometro, ma davvero impegnativo, con altre rampe al 18%. Anche perché se davanti menano, difficile poi dietro tentare un rientro, o respiri in quel tratto come dicevi tu di pianura. Tra poco vedrete che gireranno a destra i corridori, da lì mancherà 1,5 chilometri al GPM della Madonna della Guardia. Sì, una salita che comunque d'ora in poi ti consente di prendere il proprio passo e di gestire un attimo le forze, perché comunque vengono da una corsa che hanno già affrontato tanti metri di dislivello, e quindi sicuramente la fatica ora si fa sentire. Come avete visto, tanti hanno la maglietta aperta per il gran caldo. Ora di nuovo Zimmermann che ci prova, un altro corridore interessante che sta andando molto bene in questa corsa, e sta cercando di rientrare, che sarebbe importante per Menties davanti avere un compagno, però come vedete i due sono lanciati e sicuramente potrebbero essere i due protagonisti che arrivano a giocarsi la corsa a Genova. Menties che è stato per 2 volte nella top 10 del Tour de France, mentre Tesfazio è stato un vincitore del Tour de Ruanda ed è stato anche uno dei protagonisti di molte fughe all'ultimo Giro d'Italia. Sì, e qua sì, i corridori affrontano questa salitella, poi c'è il tratto dove tu dicevi che si può respirare un attimo prima di passare sul GPM, quindi scalatori nuovi che si stanno un po' scoprendo in questo panorama di ciclismo che oramai è internazionale. Sì, sì, diciamo che sono corridori che vengono da una realtà di ciclismo molto diversa dalla nostra, e come abbiamo scoperto Girmay al Giro d'Italia, che è riuscito a sopraffare su Van der Poel in un arrivo di tappa, stiamo scoprendo anche questo corridore che Landroni ha deciso di inserire nel proprio organico l'anno scorso, e come vedete del proprio passo è riuscito a rientrare. Sembra un corridore molto esile, ma è anche molto veloce, in qualche arrivo di tappa veloce è riuscito a centrare una top 10.
Ed è bello vedere anche questi corridori che arrivano da questi continenti dove il ciclismo fino a pochi anni fa era sconosciuto. Abbiamo visto anche la volata vincente di un altro corridore che arrivava dall'Africa al Giro d'Italia. Quindi un segnale molto bello per questo ciclismo ormai globalizzato. Tra poco dovremo scollinare sul Gran Premio della Montagna della Madonna della Guardia a Mentes. E la lotta si fa dura al caro Luca, ma la cosa che mi sorprende è che lui ieri aveva detto esattamente tutti i nomi dei corridori che stiamo vedendo in fuga in questo momento, perché Luca Raggio ogni giorno si prepara, studia su internet, e questa roba, caro Luca, ai miei tempi non c'era, quindi o aspettavi la Gazzetta dello Sport il giorno dopo o studiavi, ma online non c'era veramente niente. No, diciamo che c'è una generazione ora nel ciclismo professionistico che ha corso anche con me, quindi già conosco i ragazzi di persona. Tra l'altro ora un problema meccanico per Zimmermann, che si è dovuto fermare, un salto di catena. Salto di catena per Zimmermann, grazie quindi alla regia Rodella che ci propone questa subito questo replay, così almeno abbiamo capito cos'è successo. E vedete che ci sono tanti addetti delle squadre sul percorso, l'abbiamo visti anche questa mattina, che danno le borracce per questo gran caldo che si diceva, mentre con le immagini siamo tornati sul traguardo qui in via 20 settembre, che i corridori raggiungeranno dopo aver percorso quasi 192 chilometri. Dopo l'ascesa alla Madonna della Guardia si fa una picchiata, 773 metri di Gran Premio della Montagna, c'è una picchiata verso la Valpolcera, si fa un tratto di strada, dicevamo che i corridori vanno percorso durante l'ultima tappa del Giro d'Italia qui a Genova esattamente due giovedì fa, e poi ci sarà, mentre vediamo adesso la zona dell'arrivo ripresa dal drone, vedete una bellissima giornata qui a Genova al ponte del 2 giugno, tanti turisti in questa città che, ripeto, è poco conosciuta in Italia, ma tante bellezze da offrire. Quello che vedete è il palazzo della Regione Liguria, a destra invece è il palazzo ducale, sede del Doge negli anni d'oro delle Repubbliche Marinare, c'è l'acquario ovviamente che è la cosa più conosciuta, ci sono i famosi caruggi, è una città, Genova, tutta da scoprire, ovviamente io lo dico con causa di parte perché sono genovese, però veramente merita una visita la nostra città, il capoluogo ligure. Nell'attesa che ci arrivino nuovamente le immagini live in diretta, vediamo anche il sindaco Marco Bucci, qua al 12 ci saranno le elezioni. Siamo tornati in diretta quando siamo vicinissimi al Gran Premio della Montagna, mancano 100 metri. È riuscito a rientrare Tesfaccio, è un corridore pericoloso per Verre Mentes, come ho già detto è un corridore veloce, chiaramente come si sa l'arrivo di Via 20 è impegnativo, però potrebbe essere una buona occasione per questa professional italiana di mettersi in mostra contro due squadre davvero forti. Primo al GPM è passato Verre, secondo Mentes, terzo Tesfaccio, e rientra anche Ries, e invece un'altra carta buona per il team Archea. Ora sono in quattro e inizia la picchiata verso Geo, che è un'altra discesa molto tecnica, anche se con sede più larga rispetto alla discesa della Bocchetta. Ecco, quella di prima diciamo era bruttina, mentre vediamo gli altri inseguitori. Passa Simon Clark e Paul W, e abbiamo sempre Martinelli della Bardiani e sempre corridore della Kern Pharma, che è Moreno Sanchez. Se dovessero questi raggiungere i fuggitivi, forse quello più adatto per questo arrivo è Clark, è giusto? Sì, Clark è sicuramente il più adatto, anche perché è il più esperto, come vedete ha preso in mano la situazione, e tutti i ragazzi giovani poi tra l'altro dietro, quindi lui è un punto di riferimento, e anche per essere una squadra World Tour sicuramente faranno lavorare di più lui. Corridori lanciati dunque in discesa verso Geo, verso la Gagliazza, poi si entra nella Val Polcevera, vedete il quartetto al comando con Mentes, Tesfaccio, Verre e l'altro corridore. Questa invece in senso contrario è quella che dicevo prima, caro Luca, la salita che i corridori fecero nella tappa del Giro d'Italia nel 2007, una tappa che partiva dalla Versilia, percorsa ad andatura pazzesca, quasi 58 km la media oraria nella prima ora di corsa, e i corridori qua arrivarono sfracellati, distrutti. Mi ricordo che l'arrivo non era proprio in cima al santuario, era leggermente più sotto, ma i corridori dopo l'arrivo dovevano essere tenuti dagli organizzatori perché crollavano letteralmente per terra.
Non mi sembra che l'andatura sia proibitiva in discesa. È una discesa tecnica, secondo me l'operatore in moto sta facendo fatica comunque a stare dietro, ma non si stanno prendendo rischi perché chiaramente sanno che mancano più di 20 km all'arrivo e hanno un discreto margine di vantaggio. Ora ci viene segnalato 40 secondi e... 40 secondi con i tempi giusti, con i cambi giusti in pianura, visto che ci sono due compagni di squadra, potrebbe essere il vantaggio che li fa arrivare qui a Genova. Le ultime edizioni il vantaggio che si è avuto sull'ultima salita è poi sempre bastato a tutti per essere, diciamo, arrivare all'arrivo, quindi potrebbe essere un vantaggio adeguato, anche perché dietro poi chiaramente sono in quattro pure dietro, quindi non c'è un gruppo folto che possa darsi cambi per riuscire a rientrare. Mentre non abbiamo più notizie di Covi neanche da Radio Corsa a questo punto. Sì, subito Covi non era nel gruppo gruppo di testa, e invece un altro corridore che non abbiamo più saputo niente è Rota, che lui è scollinato davanti sul passo della bocchetta. Può darsi che abbia avuto qualche problema tecnico in discesa o che sia anche lui finito in qualche caduta, perché la discesa era stata molto tecnica, sede stradale non molto larga, e quindi anche una caduta di un corridore davanti a te potrebbe ostacolarti e perdere quell'attimo per rimanere agganciato poi al gruppo dei favoriti. Abbiamo visto che quando era caduto il corridore nelle immagini in bassa frequenza dietro hanno rischiato di cadere gli inseguitori, perché erano proprio lì per cadere anche loro, mentre vediamo sempre che si sta andando giù comunque per cercare di portare la fuga in porto di Genova, e non è un gioco di parole voluto. Sì, no, stanno venendo giù davvero bene, senza rischi. Abbiamo questi quattro corridori, ricordiamo Luis Mentis, sudafricano, numero 12 della Intermarché Wanty, Alessandro Verre, giovanissimo, neo pro tra l'altro lui, dopo due stagioni al team Colpack è passato nella categoria dei professionisti, Raes che è già più esperto, qualche anno già da professionista, numero 75 sempre dell'Archea, e Tesfazion che è corridore eritreo che difende i colori della Drone Hopper. E questi quattro che viaggiano sempre con 40-42 secondi di vantaggio sul gruppetto degli immediati inseguitori, dovrebbe essere quindi una lotta tra loro e chi insegue, chiusi i giochi per Covi. Anche qua ci sono dei tratti, mentre passiamo nel paese di Livellato, ci sono dei tratti all'ombra dove forse si può respirare un po' di più, poi ci sarà tutta la pianura sulla sponda destra del torrente Polcevera, quindi seguendo la marcia dell'acqua si transiterà anche poi sotto il nuovo ponte Genova San Giorgio, che i corridori hanno percorso nella 300 tappa del Giro d'Italia qui a Genova. Oggi si passerà sotto, non ci sarà il traguardo volante quest'anno, ma c'è sempre il pensiero per i 43 morti di questa terribile tragedia. Il prossimo 14 agosto saranno 4 anni da questa immane tragedia che ha sconvolto non solo l'Italia ma il mondo intero, quindi una preghiera, un ricordo per le vittime del Ponte Morandi, che sono ricordate comunque sulla maglia del Challenger Liguria, perché ricordiamo che il Giro dell'Appennino è in abbinata con il Trofeo Laigueglia, che quest'anno si è corso a marzo, ha cambiato data, e chi ottiene più punti nelle due gare si porta a casa questa maglia speciale, dove c'è il ricordo appunto delle vittime, il giusto ricordo per le vittime del Ponte Morandi. Non vedo una discesa tutta, Luca, perché? Ce lo vuoi spiegare? È una discesa abbastanza tecnica, vedete che non si raggiungono alte velocità, soprattutto ora che si sta andando alla seconda parte di discesa. Ci sono tornanti e anche curve cieche che non consentono ai corridori, perlomeno per chi non la conosce, di prendersi dei rischi ulteriori, soprattutto Verre che, come sappiamo già da Radio Corsa, è già caduto nella discesa precedente. Forse ha deciso di mettersi davanti a fare il ritmo anche per essere più sicuro di quello che va ad affrontare. E mentre i corridori pochi metri fa hanno passato in meno 20 all'arrivo, c'era il cartello sulla sinistra, quello che ha un po' più paura di tutti è lui, Luca, perché? No, ha preso sicuramente il suo ritmo, li tiene a vista, secondo me non niente di preoccupante,
magari qualche curva un po' un pelo più di indecisione, ma sicuramente poi in fondo non avrà problemi a riaccodarsi, ecco, solo un paio di metri. Radio Corsa adesso ci dice che il ritardo a 20 dall'arrivo è più o meno di 36 secondi, vedete 37, corregge subito la grafica, quindi ancora tutti aperti i giochi per questo arrivo dell'83esimo giro dell'Appennino, già i fotografi schierati sulla linea d'arrivo, ma la bellezza oggi che ci possiamo godere queste immagini live grazie a questa produzione anche di PMG e Rodella, quindi li ringraziamo per aver regalato a tutti gli sportivi, non solo genovesi ma italiani, questo live del Giro d'Appennino, che è una corsa che sicuramente merita molta più attenzione dalla Lega Ciclismo Professionisti, che recentemente il Consiglio si è dimesso Presidente, quindi vedremo chi verrà rieletto e vedremo cosa potrà fare per il ciclismo italiano, perché c'è questa moda, ne parlavamo prima anche in macchina con Luca durante le prime fasi di gara, di correre all'estero, però non per questo le corse italiane non hanno loro fascino, Luca, e qua il Giro d'Appennino e queste immagini sono a dimostrarlo. Sì, è una corsa affascinante, parliamo da genovesi, ma comunque ha il suo fascino perché è sia collocata in un territorio bellissimo, sia per poter affrontare certe salite che comunque risultano impegnative, sia anche per un arrivo a Genova che a detta di molti è uno degli arrivi più belli non solo d'Italia ma anche di tutta Europa. E poi se andiamo a vedere l'Albo d'Oro, un Albo d'Oro di quelli che pesano, perché c'è Coppi, Crebiori, Dancelli che lo vinse tre volte, due volte Motta, Gibondi che vinse anche un campionato italiano nel 1972, Moser, la sei vittorie consecutive di Baronchelli dal 77 all'82, Marino Lejarreta, grandissimo scalatore spagnolo. Qui adesso la discesa dura è finita, si passa vicino a Bolzaneto, poi si girerà a destra e poi la tripletta di Bugno consecutiva, Bugno che venne beffato da Moreno Argentin nel campionato italiano del 1989 con una volata decisa proprio per pochissimi centesimi al fotofinish, poi ancora Chiappucci, Berzin nel suo anno d'oro nel 94, Vladimir Belli, Gilberto Simoni, Damiano Cunego, Bertolini, Nibali, Fellini, Sonny Coldrelli che l'ha vinta nel 2014, Fraile, Firsanov, Ciccone, Cattaneo, Aiter e Hermans, per citare gli ultimi vincitori. Quindi una corsa questa che assolutamente merita e meriterebbero molta più attenzione anche gli amici dell'US Ponte Decimo da parte della Lega Ciclismo Professionisti. Bisogna tutelare il patrimonio delle corse italiane, io non mi stancherò mai di dirlo. Forse ci sarebbe anche da cambiare la data per l'Appennino, forse metterlo chissà vicino alle Guiglia, ma questo non posso deciderlo io, non puoi deciderlo tu, caro Luca. 50 secondi hanno guadagnato in discesa. Sì, ora attendiamo che arrivino in fondo anche gli altri corridori per avere un rilevamento più corretto magari, però a quanto pare stanno guadagnando, ecco. E ora sicuramente andranno tutti di comune accordo per portare questa azione all'arrivo. E vedete che si chiedono sempre i cambi con alzando il gomito, questo è un classico, mentre vediamo anche le schede dei corridori. Siamo in Valpolcevera, i corridori rientrano sullo stradone largo a fianco del torrente Polcevera, mancano 17 chilometri scarsi all'arrivo, qua è tutta una zona di pianura, strada bella larga, quindi davanti si possono dare i cambi regolarmente, dietro ovviamente i corridori adesso sono talmente staccati che non possono vederli, forse su qualche rettilineo vedere dei puntini lontani delle macchine davanti. Sì, possono davanti magari vedere le macchine a seguito, ci sarà solo il cambio ruote dietro perché ora hanno un vantaggio non cospicuo da permettere alle ammiraglie di questi corridori di supportarli, comunque tutti hanno avuto il supporto delle borracce, gli ultimi gel con i massaggiatori che sono posizionati sull'ultima salita. Chiaramente tutte le squadre alla sera prima studiano il percorso per mettersi nei punti più strategici per essere d'aiuto ai corridori, non solo per l'alimentazione ma anche per fornire gel, barrette, sacchetti di rifornimento, e sull'ultima salita era importante mettere un corridore, un massaggiatore. Vediamo al seguito che stanno rientrando a quanto pare, quindi non ci sono questi secondi di vantaggio,
Stanno rientrando, abbiamo visto Simon Clark, c'erano altri corridori, probabilmente gli altri corridori che erano nel gruppetto seguitore. Adesso vediamo chi sta rientrando, giustamente la moto rallenta per mostrarci chi sta rientrando. Sì, sì, c'è Simon Clark con Martinelli della Bardiani, Alessio Martinelli, anche lui neopro quest'anno, quindi grandissima prestazione per lui. Quindi hanno fatto una discesa tutta loro, perché recuperare così tanti secondi in discesa non era facilissimo. Sì, probabilmente l'azione cauta di Verre in discesa ha permesso a questi due corridori, tra l'altro uno molto pericoloso come abbiamo detto, di poter rientrare. Siamo a 15 km dall'arrivo. E qua siamo nella località Trasta, sede dei cantieri per il terzo valico di cui si parla sempre, che permetterebbe di collegare Genova e Milano con i treni più veloci, quindi ci si metterebbe un'ora da Genova a Milano. Qualcuno dice Genova potrebbe diventare la periferia di Milano, ma volete mettere il clima che c'è qua, con tutto il bene che voglio agli amici di Milano rispetto al clima che c'è in Lombardia. Operazione aggancio riuscita, quindi sei corridori adesso alla testa della corsa, quando siamo sulla sponda destra del Porcevera, nella località Teglia. A questo punto i giochi potrebbero essere fatti, e di questi dicevamo attenzione a Clark, che è il più forte su un arrivo del genere. Sì, come vedete aveva preso l'iniziativa in discesa e ha ottenuto quello che sperava, ha fatto tutta la salita regolare, quindi ha sicuramente gestito le proprie forze, e ora si trova nel gruppetto che poi si andrà a giocare a volata. Clark, Mentes, Martinelli, Tesfazio, Riesse, Verre, questi i nomi dei sei corridori al comando di questa 83esima edizione del Giro dell'Appennino, che si corre in una giornata particolare, festa della Repubblica qui a Genova. Ieri c'era Piazza dei Ferrari con la fontana illuminata con il tricolore, tutti i palazzi storici della città, anche la lanterna che da sempre è il simbolo della città. Tra poco la zona dell'ex Ponte Morandi, del nuovo Ponte San Giorgio. Siamo in località Rivarolo, vedete dietro prontamente la regia ci mostra anche il gruppetto degli immediati inseguitori. Anche questi non hanno tantissimo, però sì, non hanno tanto ritardo. Abbiamo sempre Zimmermann, che col problema meccanico che ha avuto poi si è ritrovato in questo gruppetto, Moreno Sanchez e Paul Dablo di una formazione Continental. Potrebbero rientrare perché non hanno tantissimo. Sì, potrebbero rientrare, basta un'esitazione davanti, un paio di cambi non dati e questi potrebbero rientrare perché li hanno nel mirino. Non c'è tantissimo, io che conosco queste strade non ha, li vedete là dietro, quindi non hanno assolutamente tanto vantaggio quando siamo in località Rivarolo. Quindi non si passa nel paese, non si passa in questi quartieri che una volta erano comuni, poi sono stati inglobati dalla grande Genova, si passa sulle strade nuove, sulla viabilità nuova, più larga, più adatta al Giro d'Appennino, per quello che vedete poco pubblico, perché non si passa in zone abitate, queste sono zone più di fabbriche, e iniziamo a intravedere il Ponte San Giorgio là in fondo. Si passa, adesso c'è un mezzo sottopasso da fare, poi ci saranno curva e controcurva, altri due rettilinei, quindi questi rettilinei sicuramente potrebbero avvantaggiare chi segue dietro. Sì, sì, sicuramente quando hai un obiettivo davanti e qualcuno a vista potrebbe essere il momento giusto per un aggancio. Non ora mi sembra, vedi che non c'è cordo davanti, si marcano, dicono tira tu, no, devi tirare tu. E come vedete qualcuno sfrutta il momento o per prendere gli ultimi gel energetici oppure per rilassarsi un attimo e cercare di risparmiare più energie possibili. Ed eccolo là con i suoi 18 piloni, il Ponte San Giorgio, progetto regalato da Renzo Piano alla città di Genova. Il modello Genova che è stato tanto discusso in questi mesi è comunque un ponte che è stato fatto veramente in tempi record, grazie all'impegno di tutti. Ovviamente non doveva crollare il Ponte Morandi, su questo siamo tutti d'accordo, e si transita sotto il nuovo Ponte San Giorgio. Ricordo che ha 18 piloni in cemento e tutta la campata invece fatta in alluminio, e l'alluminio che arriva da Azovstal, dalla triste fabbrica Piazza fa dall'Ucraina. Vedete un murales dedicato ai pompieri che tanto fecero in quella maledetta mattina del 14 agosto 2018, stacco ovviamente della regia sul Ponte San Giorgio.
Qui siamo nel quartiere di Certosa e questa è diventata anche il quartiere dei murales, grazie all'intuizione del sindaco, della giunta, che hanno fatto queste arte stritte con i murales di Certosa, che sono stati mostrati recentemente anche alla tappa del Giro d'Italia che abbiamo intravisto anche oggi. C'è il rientro, perché davanti non collaborano, quindi questi rientrano alla grande. Sì, bisogna fare un plauso comunque a tutti gli inseguitori, sia Clark che Martinelli, ma anche questi tre ragazzi che ci hanno creduto e sono riusciti a rientrare. Ora sicuramente si metteranno un attimo a ruota e tenteranno di risparmiarsi. E ora, con questo numero di corridori nel gruppetto di testa, non è così scontato che si arrivi tutti in volata. Potrebbe esserci anche un'azione nel finale da parte di uno di questi corridori. Ecco, adesso qua c'è una leggera discesa, si passa sotto la statale Aurelia, poi ci saranno una serie di rotonde e i corridori imboccheranno poi lo stradone Guido Rossa, dedicato all'operaio ucciso dalle Brigate Rosse nel lontano 1978, nei terribili anni di piombo. Genova, una delle città che pagò il prezzo più alto, con tanti caduti ammazzati dalle Brigate Rosse, sia operai, l'unico Guido Rossa, ma poi tante forze dell'ordine e magistrati, una pagina buia della storia italiana. Tra poco, dicevamo, questa discesa, questo sottopasso, si va a scavallare l'Aurelia, si va su uno stradone ancora più largo prima poi di arrivare sulla sopraelevata. Caro Luca, e qua vedete, come dicevi tu, ci sono gli attacchi. Iniziano subito, ora sicuramente un po' di tatticismo di squadra c'è, cioè, sicuramente. Abbiamo due corridori dell'Archia, due dell'Intermarché, e sicuramente sarà uno dei due che proverà a anticipare, l'altro che risparmierà energie per la volata. E in questo caso ci ha provato Zimmerman, ma prontamente stoppato. Tra poco curva a destra, poi si passerà sotto l'Aurelia, sotto lo stradone, si risale e poi si prende la via Guido Rossa, con questa viabilità che è nuova per Genova, è stata fatta anche questa dopo il crollo del ponte Morandi per dare respiro a una viabilità in crisi e che serve anche al Giro d'Appennino per portare i corridori qui nel cuore di Genova. Tra un po' ci sarà un'inversione U del gruppetto. Si stanno marcando troppo, Luca? C'è un po' di tatticismo sicuramente, ora sono stati informati dalle squadre che hanno un cospicuo vantaggio. Tanto abbiamo visto che non c'è più Martinelli, lo scorto era vicino alla miraglia, forse qualche problema meccanico per lui, il corridore della Bardiani non è più nel gruppetto di testa, potrebbe essere leggermente in ritardo. Qua siamo nella zona del porto, siamo nel quartiere di San Pier d'Arena, tra un po' i corridori vedranno davanti a loro la lanterna, simbolo della città, vedete il porto sulla destra, adesso si imbocca lo stradone via Guido Rossa dove c'è il limite dei 70 orari, ma i corridori ovviamente oggi dei limiti non devono guardare né quelli in sopraelevata dove c'è il limite dei 60 invece. Testa della corsa, li vediamo qua i corridori, si transita vicino al ponte del Papa, detto così per il transito di Papa Giovanni Paolo II quando arrivò qui a Genova in visita. E cosa succede davanti, Luca? Martinelli là dietro? Sì, Martinelli, come avevo visto, è leggermente attardato, probabilmente ha avuto qualche problema perché si è accostato alla miraglia e come abbiamo visto ora è leggermente in ritardo, non è più presente nel gruppo davanti. Davanti ora hanno ripreso un passo abbastanza regolare, sanno che mancano comunque diversi chilometri all'arrivo. 8 non sono tantissimi però, Sì, non sono tanti, ora c'è sicuramente qualcuno di questi che punteranno a non tirare per risparmiare energie. I giochi sono fatti oramai? Vediamo, potrebbe esserci anche qualche attacco, una delle prime edizioni delle ultime che vediamo arrivare un gruppetto folto. Le ultime edizioni sono sempre state caratterizzate da arrivi o in solitaria o due o tre corridori che si giocavano una volata, quindi erano comunque tutti coesi nell'intento di arrivare insieme a Genova. E vedete la lanterna di Genova anche sullo sfondo, tutte e due le telecamere giustamente sul gruppo
di testa di questa 83esima edizione del Giro dell'Appennino. Molta battaglia quest'oggi, grande caldo anche qui sull'arrivo, l'abbiamo detto sin dalle prime fasi di questa telecronaca, caldo che può aver sicuramente condizionato la gara. I corridori stanno parlando nelle radioline, vedete là in fondo la lanterna di Genova, simbolo della città da millenni. Sì, sì, ecco, ora stiamo per andare ad affrontare la sopraelevata e come vedete è una situazione abbastanza stabile, ecco, ci sono due o tre corridori che fanno ritmo. Sicuramente forse è stato Verre a dire al suo compagno di stare davanti e provare a tenere alta l'andatura perché non ci siano scatti, e come vedete c'è un po' di fase di studio, ecco. Non c'è tanta decisione, ecco. Infatti prova a partire Mentes adesso, però subito corridore a Kern Pharma, attenzione perché sembra quasi... No, mi sembra che dietro non vogliano collaborare. E allora ecco che è il corridore dell'Archea che si prende l'incarico di chiudere, ecco. C'è questa bella rivalità tra queste due squadre, l'Archea e l'Intermarché, che con due corridori hanno sicuramente sia l'obbligo da una parte di dover stoppare gli attacchi degli altri, sia d'altra parte hanno la possibilità di giocare due carte rispetto alle altre formazioni. Diciamo la lanterna che ha un'altezza di 117 metri, ha uno dei fari più importanti, rimane uno dei fari più importanti di Europa. Attenzione a questo attacco, un attacco che potrebbe fare malissimo Luca Raggio. Si entra in sopraelevata adesso. Siamo sulla sopraelevata, non manca tanto l'arrivo, sicuramente saranno stanchi i corridori. Quasi 190 km di corsa si fanno sentire con questo caldo, però potrebbe essere anche un'azione decisiva, ecco. Se non c'è collaborazione dietro, sicuramente un corridore solo Michael Reis dell'Archea, è difficile che possa riuscire a ricucire questo distacco. Vediamo Dario Berenghino, dei fotografi storici, anche se giovane, del mondo del ciclismo, le navi romeggiate nel porto di Genova. Questa è la sopraelevata, lo stradone che evita di passare sotto nell'Aurelia, nel cuore di Genova, sopraelevata che negli anni prossimi potrebbe riservare delle sorprese, perché se si farà il tunnel subportuale questa potrebbe diventare una sorta di A-line simile a quella di New York, quindi diventare un giardino fiorito, potrebbe essere anche bello per la città. Dietro non c'è assolutamente accordo. No, hanno lasciato solo Rice a tirare e tanto Mentes prende vantaggio, ecco, lanciato verso l'arrivo, ha anche il suo compagno dietro che potrebbe anche un attimo disturbare la situazione. Ora Verre prova a chiedere aiuto a qualcuno di collaborare, tanto già 10 secondi che potrebbero anche bastare da qui all'arrivo. Sulla destra del teleschermo abbiamo intravisto il Ponte dei Mille, chiamato così perché da qui partirono i Mille, poi dallo Scoglio di Quarto per l'Unità d'Italia, termina, è diventato termine a crociera attualmente, perché da qui partono le crociere nel Mediterraneo. Dietro non assolutamente, c'è scatti contro scatti, ma nessuno che voglia organizzare l'inseguimento. 20 secondi potrebbe anche farcela arrivare al traguardo in sì, questo momento. Adesso potrebbe essere un vantaggio decisamente importante per riuscire a chiudere. Non c'è collaborazione, hanno lasciato solo il corridore dell'Archea in mano, e quindi niente, potrebbe addirittura esserci qualche altro attacco che potrebbe ancora più scombinare la situazione. Abbiamo visto anche, intravisto un attimo la Costa Firenze, che è l'ultima nata in casa Costa, e questo termine quest'anno viene conteso tra le due società, mentre qua tra la Costa e la MSC, mentre qua si passa vicino al Porto Antico, sede dell'Expo del 1992, in occasione del 500° anniversario della scoperta dell'America. Vedete il galeone, che è quello originale del team di Roman Polanski, che aveva il titolo di Pirati, e dietro l'acquario di Genova, che è uno degli acquari, è l'acquario più grande d'Europa, uno degli acquari più importanti del mondo. Mentes che ha 34 secondi di vantaggio adesso sugli inseguitori, che sono ancora dietro al Museo del Mare, dove c'è anche il sottomarino che i visitatori possono andare a curiosare. Dietro assolutamente non c'è voglia di inseguire. Sì, il vantaggio continua ad aumentare. La situazione è statica ormai. C'è da fare i complimenti a questo ragazzo 142, Paul Double, corridore interessante, stamattina ne parlavo a Paolo.
formazione Continental MGK Pavis di nazionalità inglese. L'avevo segnalato a lui che potrebbe essere stato uno dei giovani più interessanti oggi, e mi fa piacere vederlo davanti, che è l'unica formazione Continental nel gruppetto di test. Intravedete sulla sinistra, abbiamo visto il campanile del Duomo di Genova, di San Lorenzo, mentre le telecamere giustamente staccano su Mentis, con un bel vantaggio adesso, 35 secondi, ma si vedeva già, conoscendo le strade di Genova, lui è davanti, avrebbe un bivio a destra che gli permetterebbe di arrivare qua al traguardo, ma ovviamente non può farlo, deve percorrere il tratto di gara che è identico, preciso, all'ultima tappa del Giro d'Italia che si è chiusa qua due settimane fa. Sì, come dicevi te, uno scenario incredibile, guarda, passare sulla sopraelevata con questo spettacolo alla propria destra e tutta la città di Genova a sinistra è davvero una cartolina incredibile per i corridori, che non possono godersela purtroppo, però... Io ti dico che, scusa che ti interrompo, io ti dico, già vedendo queste immagini, la corsa è finita, perché con 40 secondi potrebbero essere anche di più, perché loro sono molto indietro. Sì, sì, salvo qualche problema meccanico, la corsa, questi corridori ormai si giocheranno una seconda posizione. Mentis quindi davanti a tentare l'arrivo in solitaria in via 20 settembre, dietro se non si danno una mossa ormai è finita, anche perché mancano 2,5 km al traguardo. Scesi dalla superelevata, curva secca sulla sinistra, poi un lungo rettilineo, altra curva a sinistra e praticamente da lì si vede già il traguardo di via 20 settembre. Sì, tra poco sta finendo la superelevata, questa è la zona del Palasport, zona che viene chiamata adesso Waterfront di Levante, perché è stato tutto rivoluzionato e qua si faranno canali, si faranno specchio d'acqua. Genova tornerà ad avere il suo mare originario. Vedete in fondo la curva che dicevo, la regia stacca sugli inseguitori, a questo punto direi che per Mentis è fatta, salvo clamorosi colpi di scena. Sì, sarà interessante vedere dietro come gestiranno la volata tra Clark e Tesfazio, sono tutti e due corridori molto veloci, però purtroppo si dovranno accontentare della seconda posizione. Mentis ormai è quasi già in vista dell'ultimo chilometro, dell'ultima curva prima di entrare in via 20 settembre. E mentre si è transitato davanti anche alla Rosa dei Venti, che ha i saluti in tutte le lingue, compresi il genovese ovviamente, lingue di benvenuto nella città di Genova, e questo è il miglior modo per dare il benvenuto a Mentis, che adesso è un primo 23 addirittura sugli inseguitori. Dietro hanno proprio rallentato in maniera decisa e per Mentis è fatta. Sì, l'aggiornamento di Radio Corsa ora ci permette di avere una tempistica aggiornata ed ecco qui che transita ora sotto l'ultimo chilometro, la Flamme Rouge, gli ultimi 1000 metri per lui, che come avevamo detto poteva essere uno dei protagonisti di oggi, un percorso adattissimo a scalatori puri, e si è sicuramente dato da fare per ottenere questa vittoria con un attacco poi nel finale. Mentis è nato a Pretoria il 21 febbraio del 1992, quindi giovanissimo a vincere questo giro dell'Appennino, sì. Quindi per lui è fatta, ma soprattutto il fatto che sia un corridore sudafricano a vincere. Sì, un corridore esperto, come abbiamo detto, professionista dal 2013. Ha già tentato tante volte di fare classifica nei grandi giri con diverse squadre World Tour, e oggi si trova a vincere questa corsa che comunque ha sempre il suo fascino, come abbiamo detto, un albo d'oro importante, e per lui il corridore sudafricano potrebbe essere anche il primo corridore che va nell'albo d'oro di questa nazione. Vedete, si volta, ma per lui non c'è nessun problema, passa adesso sotto il ponte monumentale, c'è 300 metri al traguardo, stacco sulle telecamere fisse per Mentis, che non ha problemi a guardare dietro, dove addirittura le forze dell'ordine, visto il tanto vantaggio che ha, fanno attraversare la strada al pubblico, quindi a 20 settembre tanto pubblico presente, li vediamo qua davanti a noi con i telefonini, obiettivi dei fotografi già posizionati per questa storica vittoria di Luis Mentis, che vince a braccia alzate l'83esima edizione del Giro dell'Appennino. Grandissima corsa
per il corridore sudafricano. Bravo Menzies, è arrivato tantissimo, è tanto caldo oggi, si è fatto sentire, ma una soddisfazione incredibile per lui. È un corridore che forse è già da un po' che non trovava la vittoria, e oggi una bella soddisfazione in una corsa importante del calendario italiano. E a proposito di vittoria, ricordiamolo che lui fu medaglia d'argento ai mondiali di Toscana nel 2013 nella prova in linea degli under 23. Quindi un corridore che già da giovane aveva detto, aveva fatto capire chi era. Vediamo ora. L'ultimo successo per lui, caro Luca, è nel 2015 con la quarta tappa della settimana Coppie Barteri, la classifica appunto della Coppie Barteri. Sì, un corridore che negli anni scorsi si era un attimo perso, con l'arrivo in questa squadra si è ritrovato, anche quest'anno al Giro di Sicilia ha fatto un'ottima prestazione. Ora ci godiamo l'arrivo dietro per completare il podio. In teoria il più forte dovrebbe essere Clark di questi. Sì, come abbiamo detto, contano molto le gambe, quindi secondo me se la giocheranno Tesfatzion contro Clark. Ora è un attimo chiuso, però. Adesso vedete che cerca di scattare Tesfatzion, c'è lotta per questa seconda posizione. Sì, sì, Tesfatzion davanti che comanda, e vediamo ora Clark che tenta di uscire. Sicuramente è Clark più esperto, però si accontenta della quarta posizione. Clark secondo Tesfatzion, terzo Zimmermann che ha fatto un grande sprint perché l'ha lanciato da lontanissimo, quindi un podio completato con due corridori della Intermarché Wanty, e in seconda posizione un'ottima prestazione di Tesfatzion che tiene alti i colori della Drone Hopper, squadra di Gianni Savio. È preziosissimo per me avere una voce tecnica come Luca Raggio al fianco, perché lui è uno che studia, l'ho già detto prima, continuo a ripetermi, ieri praticamente in questo ordine d'arrivo mi ha detto chi erano i favoriti dell'Appennino, e l'ordine d'arrivo di oggi ha confermato la bravura e la preparazione di Luca Raggio, mentre la regia ci ripropone l'arrivo di Mentes che a braccia alzate vince questa 83esima edizione del Giro d'Appennino, organizzato storicamente dagli amici dell'US Ponte Decimo. Fu Luigi Ghiglione, detto Pistin, a scoprire la salita da Bocchetta nel 1934, quasi 90 anni fa, e 90 anni dopo un corridore sudafricano vince il Giro dell'Appennino. Grande soddisfazione per lui, grande prova, chapeau come direbbero gli amici francesi, perché oggi ha condotto una gara magistrale. Gli stacchi sui corridori primo e secondo, poi vediamo se la regia ci ripropone anche la volata per la seconda posizione. Vedete il gran caldo, il corridore che si, vediamolo qua addirittura il photo finish. Luca, a te. Sì, vediamo, ha prevalso non di tanto, ma ha prevalso Tesfatzion, grande prestazione per l'Eritreo, sicuramente un talento da tenere d'occhio sia per le prossime corse del calendario italiano sia per il futuro, perché potrebbe essere anche un corridore che, se lanciato in una squadra World Tour, potrebbe avere un'ottima carriera. E grazie anche a Fabio Rodella in regia che ci ha subito proposto questo replay, addirittura il photo finish per questo arrivo dell'83esimo Giro dell'Appennino. Vediamo tanti suiveur in questa giornata caldissima, stacco sul palco dove ci sono già le miste. Ricordiamo che ahimè vige ancora il protocollo anti-Covid, quindi le misse e chi va a premiare deve salire con la mascherina. I premi non vengono consegnati fisicamente e vengono, sì, i corridori si riportano già sul palco. Esatto, sì. Ora aspettiamo le ultime immagini dell'arrivo e vediamo dietro se poi c'è ancora qualche corridore, che qualche gruppetto che ci viene segnalato dalla regia, mentre alcune telecamere sono già state spostate in zona premiazione. Sentiamo dei fischi e forse qualcuno sta arrivando in questo momento, se una delle telecamere riesce a inquadrare l'arrivo, mentre c'è il replay del vincitore bellissimo questo. E sono arrivati dei ritardatari, hai visto Kobe? No, mi sembrava un altro corridore della UAE. È arrivato un altro gruppetto che sicuramente sarà giocato gli altri piazzamenti.
c'era Garosio, io ho visto il 93 passare qua davanti a noi. Sì, Garosio sfortunato, corridore ABS Carrera che ha subito una scivolata in discesa e anche lui si trovava nel gruppo dei favoriti e invece purtroppo ha dovuto accontentarsi di un piazzamento. E qua rivediamo l'arrivo in solitaria di Mentis, corridore sudafricano nato a Pretoria nel 1992, quando qui a Genova c'erano le Colombiadi, lui nasceva e va a vincere meritatamente in solitaria questa 83esima edizione del Giro dell'Appennino. 173 centimetri di altezza, 58 kg di peso, ha corso anche nella Lampre questo corridore nel 2016, Luca Raggio. Meritatissima la vittoria per lui in questa grande giornata di caldo qui a Genova, tanto il pubblico presente, quindi a 20 settembre, replay meritatissimo per Mentis che vince questo 83esimo Giro dell'Appennino, che quest'anno ha rivisto nuovamente il suo tracciato ancora più duro rispetto agli anni scorsi. Tanto abbiamo un primo ordine di arrivo, quindi ripetiamo: Mentis della Intermarché Wanty-Gobert, secondo Tess Fazio Natel della Drone Hopper, terzo Georg Zimmermann sempre dell'Intermarché Wanty, Simon Clark dell'Israel Premier Tech, quinto Alessandro Verre del Team Arkea, sesto Paul Double dell'MGK Pavis Color for Peace, settimo abbiamo Alessio Martinelli del Team Bardiani CSF Faizaré, ottavo Moreno Sanchez Ivan dell'equipo Kern Pharma e nono Michael Reyes della Arkea Samsic. E con l'ordine d'arrivo chiudiamo questa diretta dell'83esimo Giro d'Appennino ringraziandovi per averci seguito. Grazie a Luca Raggio, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti.